Buongiorno e ben ritrovati dalla DLP Avvocati Tributaristi. Oggi tratteremo di un tema quanto complesso, quanto importante, quanto interessante se siete commercianti. Parliamo di operazioni IVA triangolari. Sicuramente molti di voi già lo sanno, ma prima di addentrarci nel come funzionano, spieghiamo per chi è digiuno della materia come funzionano nello specifico, cosa sono. L'IVA è un aspetto cruciale di ogni operatore economico, lo sapete benissimo, meglio di me, se siete commercianti, quando si parla di IVA è sempre un gran problema. Se però parliamo di operazioni IVA triangolari possiamo avere grande vantaggio, perché possiamo ottenere la non imponibilità nell'IVA, sia nel caso che stiamo parlando di operazioni intracomunitarie, sia nel caso in cui parliamo di operazioni extracomunitarie. Quali sono, qual è la base del funzionamento, vi chiederete, dell'operazione IVA triangolare? Ci sono tre soggetti: un fornitore, un promotore della triangolazione e un cliente finale. Semplice, diremmo? Beh, non è proprio così semplice. Non è così semplice perché nella triangolazione c'è promotore dell'operazione che vende a un cliente finale. Ma colui che acquista, l'intermediario, acquista da un altro soggetto. Come funziona? Il promotore della triangolazione è il soggetto centrale, colui che si acquista e che vende. E la legge, appunto, visto che stiamo parlando di soggetto intermediario, è andata a prevedere la non imponibilità dell'IVA con l'articolo 58 del disegno legislativo 331 del 1993, se stiamo parlando di operazioni intracomunitarie, con l'articolo 8,1 lettera del DPR 633 del 1972 nel caso in cui parliamo di operazioni extracomunitarie. Tuttavia, adesso abbiamo capito la struttura dell'operazione IVA. Abbiamo capito che l'IVA non è non imponibile, cioè la non imponibilità dell'IVA, abbiamo capito che quindi la cosa ci interessa molto. E dobbiamo capire quali tipologie di triangolazioni IVA esistono. Esistono tre tipologie di triangolazioni IVA: triangolazioni IVA intracomunitarie non semplificate, sono triangolazioni nelle quali i tre soggetti passivi di imposta sono registrati in tre diversi paesi comunitari. Abbiamo triangolazioni interne non semplificate, che sono triangolazioni nelle quali due soggetti passiva IVA sono registrati in Italia, mentre un ultimo soggetto, quindi terzo soggetto, non è registrato in Italia, ma è registrato in un paese della comunità europea comunque. E abbiamo triangolazioni intracomunitarie improprie, che si caratterizzano per il fatto che un membro della triangolazione è membro esterno dall'Unione Europea. Quindi un soggetto esterno, extracomunitario, può essere russo, indiano, americano, cinese, a noi comunque non interessa. L'IVA non è imponibile comunque, perché stiamo parlando comunque, perché c'è comunque il disegno DPR 633 del 1972 che ci permette la non imponibilità dell'IVA. Facciamo adesso un ultimo esempio per capire su un'operazione intracomunitaria, ma comunque funzionano tutte cose, abbiamo detto. Io sono promotore della triangolazione, sono italiano, acquisto da un commerciante greco e rivendo a un commerciante spagnolo. Come funziona? Il commerciante greco mi emette fattura e la emette non IVATA, consegnandola a me, ma indicando che è diretta a quello spagnolo. Io cosa faccio? Integro la fattura, indico l'operazione triangolare una volta ricevuta la fattura e vado anch'io, vado comunque a consegnarla al commerciante spagnolo. Il commerciante spagnolo riceve la fattura non IVATA e va a integrarla dell'IVA spagnola. Questo è un meccanismo molto semplice, ma allo stesso tempo molto utile. E vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo video.